Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo maglioncino che io ho deciso di chiamare maglioncino Frozen. Questo perché voglio che si abbini alla stola di cristalli di ghiaccio che ho realizzato qualche settimana fa. E infatti per realizzare questo maglioncino ho usato lo stesso filato, che è quello della Mistrico Filati Linea Mint. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 270 metri, è 40% cotone Egitto, 27% lana merino, 25% poliestere, 8% microfibra. Il colore che ho utilizzato per realizzare questa maglia è lo 04. Mi raccomando, state attente perché c'è anche il colore più scuro che è bellissimo lo stesso, ma se lo volete proprio uguale a me dovete usare lo 04. Per quanto riguarda gli uncinetti ho utilizzato il 3 e il 3,5 e per realizzare l'intero maglioncino mi sono serviti 300 grammi di questo filato. Come vi ho detto, ho lavorato sia l'uncinetto numero 3 che con quello del 3,5. Per partire sono partita con quello del 3,5 per averlo un po' più morbido qui in basso e sono andata a lavorare questo appunto che è molto fantasioso perché da lontano sembrano tanti fiori, mentre da vicino si può capire che la lavorazione è totalmente diversa. E poi sono andata a lavorare all'altezza del seno, sotto al seno, ho cambiato la lavorazione per avere una lavorazione un po' più coprente, quindi sono andata a realizzare i giri di maglie alte e a quel punto, dopo un tot di giri, sono passata dal 3,5 al 3. E infatti potete vedere poi che quando sono passata a dividere il lavoro per poter creare gli scalfi, quindi dalla parte dietro alla parte avanti, qua sopra è venuto più ondulato, cioè sembrano delle righe appunto avanti e indietro, mentre qui è più uniforme. E mi piace questo distacco, diciamo, che si è creato tra le due parti, è molto carino. Comunque sono andata a lavorare separatamente le due parti fino ad arrivare all'altezza delle spalle, che poi ho cucito. Nel video tutorial mi vedrete dire che ho cucito per 15 maglie partendo dall'esterno verso l'interno, ma poi alla fine vi dirò che ho cucito per altre 5 maglie perché volevo che lo scolo fosse un po' più coprente. È vero anche che io questo maglioncino voglio indossarlo soprattutto con sotto dei lupetti, ma anche in questa maniera con sotto soltanto dei top, però quindi non doveva essere troppo forato. Una volta cucite le spalle sono andata a lavorare le maniche che, come potete vedere, ho richiamato lo stesso motivo della parte inferiore del maglioncino. Sapete che mi piace mischiare un po' i punti tra di loro e creare questo distacco per rendere la cosa più armoniosa. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Vi dico che già che è facilissima da realizzare perché anche il punto fantasia si realizza ripetendo due giri, quindi va benissimo sia che per le prime armi sia chi è un'esperta ma vuole qualcosa di diverso. Ma in caso abbiate necessità di farmi delle domande, potete scrivermi o contattandomi sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentandoconelsa, oppure se lo realizzate potete taggarmi su Instagram sia sulla mia pagina Facebook ma anche su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maglione io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Mint, che se ricorderete io ho già utilizzato per poter creare la stola cristalli di ghiacci. Questa volta ho optato per quello azzurro misto con il lamè grigio e ogni gomitolo vi ricordo che è da 100 grammi e misura 270 metri. Io lavorerò almeno per inizio con un 103,5 e ho montato 140 catenelle. Mi raccomando, chi ha una taglia più grande deve fare degli aumenti. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 5, quindi direi per chi è taglia M di aumentare almeno di 20, se non anche di 30 catenelle, in modo tale da avere più motivi sia avanti che dietro. Per una taglia L è andata a aumentare, io direi anche 60, se non addirittura 80 catenelle in più. Questo sempre per avere la lavorazione bella morbida. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, quindi una e due. Prendo il filo, rientro e vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse, quindi una, prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, prendo il filo, salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4 e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro e faccio la seconda maglia alta non chiusa.
rientro e faccio la terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado di nuovo a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Devo fare questo per tutto il primo giro. Ripetiamolo ancora una volta. Prendo il filo, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo 3 maglie alte non chiuse. Quindi una, due e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare nuovo 3 maglie alte non chiuse. Quindi una, rientro 2. E rientro 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Continuo così per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro. Ho fatto le ultime 3 maglie alte chiuse insieme. Entro nel primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima. Ho terminato quindi così il mio primo giro. Secondo giro con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Mi alzo con una catenella e vado a realizzare all'interno dell'archetto 5 maglie basse, quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4 e rientro 5. E ricomincio da capo, quindi vado in ogni archetto di 3 catenelle senza fare alcuna catenella di separazione e vado a fare 5 maglie basse, quindi una, 2, 3, 4. 5. Ancora vado direttamente nell'archetto successivo, 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. E continuo così per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, dopo aver fatto 5 maglie basse, entro nella maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. A questo punto ricomincio dal primo giro, quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Vi faccio vedere solo, avendo una base diversa, come fare per il secondo giro, per ripetere il primo giro. Con delle maglie bassissime importo dove ho la terza maglia bassa. E a questo punto inizio a lavorare il mio primo giro, quindi 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio entrando dentro la stessa maglia di base facendo altre 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Prendo il filo, vado direttamente nella terza maglia bassa del giro successivo e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, quindi una, due e tre. E chiudo le 3 maglie alte insieme. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a fare, il primo e il secondo per tutta la lunghezza. Io voglio arrivare sotto al seno e a quel punto poi cambierò motivo andando a fare uno più coprente dal sotto al seno fino alle spalle. E poi per le maniche devo decidere se farò lo stesso motivo coprente o se tornerò a fare questo. Penso che opterò più per questo, però naturalmente in corso d'opera di progetto vi farò sapere. Nel frattempo continuiamo a lavorare così, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto prima di andare a cambiare poi il mio punto. Dal basso fino a sotto al seno io ho ripetuto i due giri per 18 volte e come lunghezza per il mio maglioncino va più che bene, quindi adesso cambierò punto e andrò a fare la parte che va dal sotto al seno fin sopra al seno e poi dividerò la parte dietro dalla parte avanti. Il secondo motivo che andremo a fare saranno giri di maglie alte, quindi un motivo molto semplice visto che abbiamo questo sotto che voglio che spicchi, quindi sopra mi limiterò a fare questi giri di maglie alte. Mentre poi per le maniche le andremo a fare questo stesso motivo e quindi andremo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia bassa, quindi all'inizio io ne avrò 5. Adesso dopo aver fatto le 5 maglie alte ho la catenella di separazione. Ora siccome io voglio andare a stringere un po' la lavorazione sul seno mi limiterò a saltare senza fare senza fare niente, saltare l'archetto e andare direttamente a fare di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Se invece voi non volete stringere ma in realtà volete che rimanga la stessa larghezza oppure addirittura volete allargarla un pochettino, allora
Allora, dove avete l'archetto di separazione, andate a fare una maglia alta. Quindi ripeto, se come me volete stringere un po', andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa. Se volete che rimanga la stessa altezza o che addirittura stessa larghezza o che cedi un pochettino, allora andate a fare una maglia alta anche all'interno dell'archetto di una catenella. Quindi io continuerò a fare questo per tutto il giro e poi farò una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andrò a dividere la parte alta dalla la parte dietro dalla parte avanti. Ho ripetuto il giro di maglie alte per 12 volte, gli ultimi 4 giri li ho fatti con l'uncinetto il numero 3, questo perché volevo stringere un po' la lavorazione. A questo punto, una volta fatti le 12 giri e quindi superata l'altezza del seno, sono andata a contare le maglie alte, ne ho 140, quindi ne ho messe 70 dietro e 70 davanti, quindi il marcatore sta prima della mia prima maglia alta, il secondo marcatore dopo la settantesima, e adesso andrò a lavorare sempre le maglie alte però facendo giri di andata e ritorno. Quindi mi avvicino con la telecamera e vado a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 70 maglie alte, e poi andrò a ripetere questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle e farò la stessa cosa dietro, quindi farò una lavorazione molto semplice di andata e ritorno facendo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro sia avanti che dietro, e una volta terminato la parte avanti e la parte dietro cucirò l'altezza delle spalle e andrò a fare la lavorazione per le maniche. Quindi ripeto, adesso io continuerò a lavorare in giri di andata e ritorno di maglie alte, farò quindi ogni giro di 70 maglie, ripeterò lo stesso numero dietro, sempre con un uncinetto numero 3, e poi cucirò un po' le spalle e andrò a lavorare le maniche, vi farò vedere come fare. Ho ripetuto il giro di maglie alte per 10 volte, quindi dallo scalfo fin sopra alla spalla ho ripetuto per 10 volte. Mi raccomando, chi ha una spalla più larga, più grande della mia, di andare a fare qualche giro in più anche se taglia S. Se siete una taglia M o un taglia L, andate a fare almeno 13 giri per una taglia M, se non pure 14, e 17 giri per una taglia L. E ho fatto poi lo stesso numero di giri anche dietro. Per quanto riguarda la cucitura, io voglio un collo largo perché sono voglio poter mettere dei lupetti, quindi con il collo alto, quindi non ho bisogno di fare un collo alto ma ho bisogno di un collo largo, così anche da poter indossare sopra degli scaldacolli carini come quello con il filato della pelliccia. Allora ho montato, quindi per quando sono andata a cucire le due parti dall'esterno verso l'interno, ho cucito per 15 maglie da questo lato e da quest'altro. Naturalmente se volete che il collo sia più stretto voi potete cucire un po' di più, e quindi adesso posso andare a lavorare le maniche. Per la lavorazione delle maniche io continuerò sempre a lavorare con un uncinetto numero 3 perché voglio delle maniche strette, essendo quindi un maglioncino che devo indossare sopra dei lupetti o comunque sopra dei top, non ho bisogno di maniche larghe, ma se voi la volete più comoda, più larga, potete usare come sempre il 3,5 o addirittura il 4. A questo punto quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro. Io vado qui dove ho lo scalfo, entro tra le due maglie alte lavorate, cioè entro in questi qui, mi aggancio con il filo, mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio, e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme. Prendo il filo, salto una maglia verticale, entro nella seconda, entro tra la seconda e la terza, quindi qui nel forellino, e di nuovo vado a fare le mie maglie alte non chiuse, quindi 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte non chiuse, quindi 1,
due e tre. Chiudo le tre maglie alte insieme e ricomincio da capo, quindi salto una maglia alta verticale, salto la seconda, vado direttamente nel foro che mi separa la seconda dalla terza e vado a fare nuovamente le mie tre maglie alte non chiuse. Chiudo insieme 3 catenelle, 1, 2, 3 e rientro altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Devo fare questo per tutto il mio giro, vi dirò alla fine quanti gruppi ho e vi farò vedere il gruppo successivo, che è comunque quello come abbiamo fatto per la parte inferiore, perché il punto è lo stesso. Ho terminato il primo giro entrando nel gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e facendo una maglia bassissima, quindi posso andare a fare il mio secondo giro, che consiste nel fare una maglia bassissima per entrare nell'archetto di 3 catenelle, alzarmi con una catenella e rientrare e fare 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Vado direttamente nell'archetto successivo e vado a fare le mie 5 maglie alte, maglie basse, 3, 4 e 5 e poi ricomincerò da capo andando a fare il mio gruppo di 2 maglie alte e di 3 maglie alte chiuse insieme separate da 3 catenelle all'interno della terza maglia bassa del gruppo di 5. Quindi facciamo esattamente come abbiamo fatto per il punto sotto e vi dirò alla fine quante volte, mi è venuta lunga la manica. Non la voglio, non so, penso che non la farò lunga fino al polso, penso che la farò più corta, proprio perché come vi ho detto sotto voglio indossare soprattutto dei lupetti, quindi non ho necessità di farla lunga, di farla divenire troppo pesante, però può darsi pure che in corso d'opera cambierò idea, la farò lunga fino a giù, devo ancora decidere. Naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto il motivo e quindi quanto mi è venuta lunga la mia manica. Ah, non vi ho detto che io di gruppi di maglie alte chiuse insieme ne ho 10, quindi ho 10 gruppi per tutta la larghezza della mia manica. La mia manica è stretta perché sapete che io ho un braccio largo, un braccio piccolo, però mi raccomando, se voi volete più largo, più morbido, come ho detto, passate a lavorare con il 3,5 o fate un po' di meno di spazio tra un gruppo e l'altro. Ho ripetuto i due giri per 28 volte, quindi dallo scafo fino a giù ho ripetuto il giro 28 volte, lavorando sempre con l'uncinetto il numero 3. Se voi invece lo desiderate fare più largo, mi raccomando, passate a lavorare durante la lavorazione al 3,5 se non anche al 4, dipende quanto lo volete largo. Io ho deciso alla fine di non fare alcun bordino qui, anzi l'ho provato, lo scollo è molto largo, quindi casomai chiuderò qualche altro maglia, giusto per farlo un po' più stretto, ma non tantissimo. Mi piace che il collo sia a barca, diciamo, e quindi non gli farò neanche nessun tipo di colletto. Voi in realtà invece potete continuare a lavorare a maglie alte o riprendere lo stesso motivo delle maniche e della parte di sotto della maglia per poter realizzare il colletto. Io credo più che altro che farò invece uno scaldacollo con lo stesso punto delle maniche e della parte inferiore da poterci abbinare quando voglia di metterlo oppure no. Quindi detto ciò, il mio maglioncino è terminato.